Buongiorno, benvenuti a questa diretta sui giornali di oggi, lunedì 21 maggio, primo giorno forse dell'incarico per cui il Conte diventa re, cioè il candidato del Movimento 5 Stelle che era candidato come ministro della semplificazione della pubblica amministrazione viene elevato presidente del Consiglio. Oggi i giornali, ve lo dico subito, sono noiosissimi, scrivono tutti più o meno le stesse cose, alla ricerca di un'informazione che non hanno perché probabilmente oggi pomeriggio andranno al Quirinale e Di Maio e Salvini e faranno il nome del loro Presidente del Consiglio e del loro accordo. Vi dico subito una cosa che secondo me è un po' insopportabile, vale anche per i giornali, diciamo così, di centrodestra, che io conosco meglio, e cioè il fatto di attaccare Conte, il giurista, con la pochette che diventerà Presidente del Consiglio solo perché è sconosciuto. Mi sembra che il fatto che sia uno sconosciuto non sia una garanzia di insuccesso, anzi, se mi permettete, i conosciuti che stanno mettendo in lista per i ministri, per me, sono molto peggio dello sconosciuto che stanno prendendo come Presidente del Consiglio. E così andiamo nel toto ministri per il quale tutti quanti i giornali più o meno si stanno allineando. Intanto tra i conosciuti c'è la Castelli, lo sapete che sono fissato, quella che col fazzoletto no TAV era andata in Parlamento, eletta a Torino. Ebbene, la Castelli, grazie alla sua tradizione no TAV, alla sua incapacità di capire che questo paese si deve dotare di infrastrutture, anche di alta velocità, diventerà ministro, secondo il tam-tam di oggi, delle infrastrutture. Avete capito? La no TAV, Ministro delle Infrastrutture. Allora, questo forse è un problema, non avere lo sconosciuto Presidente del Consiglio, perché questa sappiamo bene che cosa vuole e quindi noi abbiamo quella roba lì. Certo, oggi Armando Siri in un'intervista dice che il progetto deve essere ancora ridefinito, è un po' equivoco, sta partendo per Londra. Ma io, conoscendo il buon senso di alcuni leghisti, spero e mi auguro che questi combattano per avere, diciamo, infrastrutture in Italia che servano. Poi vediamo, ma solo agli esteri, anche lì c'è un po' di casino, e il casino nasce dal fatto che, ma solo agli esteri, è uno di quelli, come oggi forse qualcuno notava, come Savona, all'economia, che invece è incerto se si tratterebbe di tecnici che non sono esattamente il cup of tea di leghisti e Movimento 5 Stelle, che hanno anzi fatti della retorica contro i tecnici non eletti gran parte della loro campagna elettorale. Poi che altro c'è? L'altra candidata che conosciamo e che sarebbe un disastro è la Bongiorno al Ministero della Giustizia. Non si capisce che cosa aveva mai fatto la Bongiorno se non le PR per se stessa. E giustizia, di cui si occupa Filippo Facci, oggi un pezzo molto divertente sul Libero. Filippo Facci dice: guardiamo il programma, e nel programma, il programma della giustizia giallo-verde è un programma da KGB, dice Facci, giustizialista sulle prescrizioni, sulle intercettazioni, sul carcere. No TAV magari vuole chiudere i tunnel, dice Martina, non lo so quello che vuole. E Cottarelli invece fa un'altra analisi oggi sulla stampa e dice: in realtà a leggere il programma, il punto vero qual è, ed è forse la corda che più a me liberale mi tocca, e cioè che è un programma statalista, per cui è lo Stato che si deve occupare di noi e non sono i privati e il mercato e la concorrenza che devono farci evolvere. Giannini invece su Repubblica fa una critica più politica perché dice: è veramente assurdo che ci siano due leader politici come Di Maio e Salvini e scelgano un terzo leader che non è né politico e né dei due partiti, ma un tecnico. Questo è il punto di vista di Giannini. Di Maio diventerà ministro del lavoro e dello sviluppo economico, secondo le idee dei giornali, cioè si accorperanno i due ministeri, e Salvini, che almeno questa è una buona notizia, ministro degli interni, sono abbastanza certo che farà bene. E che altro c'è sui giornali? Insomma, oggi c'è più o meno questo, non è che direi che c'è molto. Della TAV vi ho parlato, eccetera. Sole 24 ore, molto interessante oggi il pezzo sulla dual tax, cioè si sostiene che così come per le imprese, con le famiglie, ci sono una tassa al 15 al 20%, e vi ripeto, l'idea della
flat tax, secondo me, è straordinaria, straordinaria. Se la faranno, potranno farsi dimenticare molte altre cose. Ma insomma, la dual tax vorrà dire applicare l'aliquota del 15-20% anche alle imprese. Ma fanno una serie di calcoli il Sole 24 Ore, bisogna vedere quanti costi ci si potrà detrarre per le imprese, perché si potrà arrivare a un paradosso. La tabella del Sole 24 Ore in realtà non è così corretta, cioè, secondo me c'è un refuso su 12, per chi mi ascolta, su 19.200, cioè la tabella di destra, l'ipotesi di destra, ma comunque è molto interessante l'ipotesi che si applichi anche per le imprese la dual tax, cioè due aliquote 15-20%, e che queste aliquote vadano a sostituire l'attuale IRES del 24%, anche se potrebbe per le imprese ovviamente creare qualche pasticcio in più rispetto ad oggi, perché la tassa per le imprese oggi c'è ed è unica ed è 24%, in più ovviamente c'è il 3,5% dell'IRAP. Ultima cosa, la carta d'identità elettronica. Io di questo veramente ve ne voglio parlare. Oggi c'è sul Messaggero, lì ci deve essere un cazzo di responsabile. Hanno fatto 10 anni che c'è questo progetto di fare la carta elettronica, la carta d'identità elettronica, e non ci stiamo riuscendo. Questo dimostra come adesso possiamo anche criticare il prossimo governo che verrà senza saperne nulla, ma quello del passati, i 10 anni, non sono riusciti a fare una cosa banale, anche se sarà complicata, ma banale come una carta d'identità elettronica. Siamo dei minus abens, addirittura ne hanno fatte 360.000 sbagliate con il chip fallato, e devono ritirarle perché quelli, se vanno all'estero, li bloccano perché il chip è sbagliato. Costerà 50 milioni di euro, secondo il Messaggero, un progetto partito 10 anni fa. Ci vorrebbe un responsabile. Quando pensate a come sarà questo nuovo governo, pensate al disastro che però i passati governi sono riusciti a fare. Ultima cosa, Venezuela, bellissima l'intervista a Maria Corina Machado oggi sul giornale. Ha vinto Maduro con 6 milioni di voti, hanno votato, mi sembra, 6 milioni di venezuelani, e nessuno ne parla. Mi divertirebbe ritrovare tutte le dichiarazioni dei nostri politici italiani di sinistra e non solo, che amavano Chavez, Maduro, quel tipo di socialismo venezuelano per cui oggi letteralmente muoiono di fame. Ma quando le dittature sono di sinistra non hanno grande peso sui giornali, ovvio, no? Venezuela era uno dei paesi più ricchi del Sud America, è diventato uno dei paesi più poveri. Bene, direi che per oggi è tutto. Ci sentiamo oggi pomeriggio, sperando che la voce mi ritorni, anche perché oggi è lunedì, c'ho 2 giorni per rifarmi prima di Matrix di mercoledì, e questa sera in radio vediamo come la cavo. Se vi piace questa zuppa, condividetela. Un abbraccio, un saluto a tutti voi, ciao.